situazione, forse. La gente ha cominciato a perdere le speranze. Ciao, giovane. Sei Purdue? Grant Purdue. Ti piace il posto? Pensavo di... Sì. Quindi, com'è che sei invischiato con l'organizzazione di Marcano? Senti, io possiedo e gestisco grandi magazzini. Con questa economia, diciamo, ho dell'inventario in eccesso. Vestiti, apparecchi elettronici, un po' di tutto. Un vecchio amico, Artie Higgins, mi ha detto: Grant, è tutto assicurato. Lascia che ti alleggerisca io. Quindi ti sei lasciato derubare? I miei camion, sì. Doveva essere un affare una tantum, ma guarda, Artie non la smette. Non posso andarci di mezzo io. Dove li porta i camion, Artie? Non me l'ha mai detto. L'ultima volta che abbiamo parlato, ho avuto l'impressione che li avrebbe scaricati su qualcun altro, come un... ricettatore. Grant, se trovo la tua roba, è facile che finisca in fiamme. Fai tutto quello che devi per fermare Artie. La mia maledetta assicurazione mi ha mollato. Ha detto che sono ad alto rischio. Da non crederci. Se mi porti quel camion, ci sono dei soldi per te. Artie ha messo degli uomini al lavoro intorno a South Downs. Tutti ladri. Vedo cosa riesco a scoprire. Nel frattempo, tu non farti vedere in giro. Penso davvero che dovresti scoprire cosa sanno dei miei camion gli uomini di Artie. Ehi, ho sentito che ci sono stati problemi al Wilcox Saloon. Sembra una brutta storia. Sai, se anche solo metà di quelli come te fosse industriosa e concentrata come te, non avremmo tutti i problemi degli ultimi tempi. Tommy Marcano. Il nome mi è familiare. Doveva essere una cosa da una o due volte. Artie se la fila con la merce sui camion, l'assicurazione paga e nessuno ci rimette. Ti piace l'abito? Oh, te ne posso fare avere uno con lo sconto. 15%. Continua a non sembrarmi vero che Artie mi abbia tradito così. Merda. È l'ennesima prova che al giorno d'oggi non puoi fidarti di nessuno. Questo ce l'ha con noi! Tombola! Ecco quel coglione! Sparategli! Sta ricaricando! Fate largo! Come sei fatto dentro? Mi ha bloccato! Vado in culo! Da dove viene questa puzza di aglio? Thank you.
hai detto a tua moglie che erano delle. Non credo fosse solo un tuo moglie di nascondere 50. Voglio proprio vedere se non ti. Cristo santo! Al riparo! Ah, è a secco! Prendetelo! Si sta massacrando! Voglio sapere tutto sugli affari di Arti. Il boss sta per ricevere un grosso carico da rivendere in fretta. So dove verrà consegnato. Ti prego. Spiacente spione. Sì. Vediamo come sei fatto dentro. Era proprio qui. Stavo da un'altra parte. Non vogliamo guai. Sono quasi a secco, mandate qualcuno a South Downs. Vengo dalle tue parti ora. Merda, che cazzo di canto. Via! Vedi qualcosa che ti può servire? Vediamo cos'hai. Dammi. Bene, ora me ne vado. Mettiti dietro a qualcosa! Via di qui! Poca volontà! Fatemi andare! È stato lui! Addosso! Siamo rimasti in pochi! Mi avvio all'uscita! Apro il fuoco! Un altro morto! Bene, io sono fuori! Apro il fuoco! Mi sta massacrando! Me la squaglio! Buona fortuna! Cazzo! Ti sta massacrando! Leggiamo i conti. Merda! Oh. La tua follia finisce qui! Quasi a secco, mandate qualcuno a South Downs. Vengo dalle tue parti ora. Sparisci! Lo so dove sei, ragazzo! Vedi qualcosa che ti serve? Vediamo cos'hai. A parte. Concluso, sai come trovarmi. Come va?
Dove pensi di andare? Lo so che sei qui. Brutto modo di crepare. Chissà sarebbe se meglio se non facesse così caldo. Beh, lo sai. Era in fiamme. Probabilmente svenuto. Non dovresti Voi copritemi le spalle. Non dovresti essere qui. Occupatevi dei piedi piatti a South House. Ricevuto. Le unità di posto stanno ingaggiando. A tutte le unità, nessun contatto visivo con il sospettato. Adriano ci ricerca nelle vicinanze. Bisogno di un veicolo a South Downs. Ci penso io, ragazzo. La sto solo facendo scaldare. Ecco un'auto. Grazie mille. Thank you.
gente che fa la fila per prenderseli. Falso allarme, cazzo. Artie ha finalmente smesso di prendersela coi miei camion. Grazie. Sei un campione, no? Guarda che tipo. Grazie per avermi fatto riavere il mio camion. In cambio vuoi un bel tostapane? Ah, sono a posto così. Artie mi ha chiamato poco fa. Ha passato 20 minuti a farmi il culo. Mi ha detto che vuole incontrarmi alla panetteria di Mamma Righetti, ovunque sia. Non temere, non ci metterò tanto a trovarlo. Sono contento che ci stai pensando tu. Nessuno alza la voce con Grant Purdue, sai? Che faccia tosta. Vuoi un consiglio? Non ti immischiare coi mafiosi. Vivrai più a lungo. Non voglio dirti come fare quello che fai, ma se Artie è alla panetteria, forse dovresti fare qualcosa. Ha impedito ad Artie di vendere la mia merce. Ora, se solo potessi fermare lui per sempre. Ti piace l'abito? Oh, te ne posso fare avere uno con lo sconto. 20... 15%. Un libro come A sangue freddo è perverso. Forse tante le donne. Non dovresti essere. Non ci crepo! Signore, ti prego. Non così. Fuori le armi! Faccia venire i ragazzi! Quel progetto negro è mio! Prego. Aiuto! Aiuto! Sono in trappola! Fuoco... ora! Io qui non ci crepo! Bene, io sono fuori. Ti piace, eh? Eh? Socchia cazzi! Vado a nascondermi! Prendetelo! Sono ammazzato! Pareggiamo i conti! Pareggiamo i conti! Non dovevi beccarmi! Io mi riparo! Corri, quanto sangue! Preparati a morire! Oh. È tutta colpa tua! Che cazzo! Dite ciao, ciao! Sì! Finalmente!
capito. Lo sapevo, lo sapevo. Non ci posso credere. Magari questo ti aiuterà. Se voglio tenere South Downs, mi servirà una mano. Il tuo desiderio è un ordine, consideralo fatto. Sono indeciso quando si tratta dell'eredità di Lincoln. Da un lato era un brutale criminale che uccise Dio solo sa quante persone. Era un nuovo tipo di mafioso, il prototipo dei criminali futuri. Uno così non merita il posto che la storia gli ha assegnato. Dovrebbe essere dimenticato, cancellato. Ma capisco anche che Lincoln abbia avuto un grosso impatto sulla mafia italiana di questa città. Fece ciò che il bureau non voleva o non poteva fare. La eliminò,